Grazie, buongiorno a tutti. La sorella Katia mi aveva fatto una domanda precedentemente. Sui morti ci vedono? Che ha scatenato quasi 150.000 visualizzazioni del mio video pubblicato su YouTube. Dopodiché risposi ad un'altra sua domanda circa la ricompensa che ci aspetta in cielo. E adesso Katia mi scrive nuovamente. Grazie Mario, appena puoi. Prosegui questo messaggio specificando il sistema premiante di Dio qui sulla terra. Ho davvero un po' di confusione su questo. Puntino puntino, grazie. Vorrei rispondere alla domanda di Katia riformulando la sua richiesta un attimino diversamente. Quindi, ci vedono i morti dall'aldilà? Possono comunicare con noi? Se è vero che non c'è diversità di ricompensa dopo la morte, se tutti otterremo la stessa paga una volta finito il lavoro su questa terra, sia che abbiamo lavorato 12 ore o pochi minuti, se il premio finale di ogni credente non sono corone, né ville, né premi speciali, ma Cristo, solo Cristo, unicamente Cristo, quali sono i benefici di comportarsi bene? Lavorare in missione, frequentare assiduamente una comunità o cose del genere. Spero di aver colto il succo del tuo interesse, Katia. Quindi, fammi rispondere al pubblico in generale. Prima di tutto voglio premettere che io ho deciso tanti anni fa, fratello, sorella, che l'esperienza soprannaturale che hai avuto quando hai sentito tua mamma vicino a te, il sogno che hai fatto quando hai visto tuo marito ai piedi del letto, il profumo che hai sentito quando hai saputo che papà era morto in quel momento, la tua convinzione di aver ragione, solamente perché sei convinta di aver ragione, non mi interessa quello che pensano gli altri, io credo che i morti ci sentano e basta, con tutto il dovuto rispetto e compassione per le persone amate che ci hanno lasciato, non influenzano e non possono influenzare di una iota ciò che io credo essere la verità, la parola di Dio. Né chiaramente tutte le varie assurdità che certi credenti attribuiscano a Padre Pio, Natuzza Evolo, le veggenti di Medjugorje, Sant'Agostino, l'amico Pasquale, la sorella Titina, il Papa, il prete della parrocchia, la vicina di casa o il mago Merlino. Nessuno di tutti questi ha alcun peso su ciò che dice la Bibbia. Uno dei tanti passaggi citati da Gesù Cristo a questo riguardo spiega la situazione in modo estremamente chiaro e semplice. In Luca capitolo 16 il Signore descrive, seppure allegoricamente, la morte di un ricco e quella di un mendicante. Quando il ricco chiede ad Abramo di dire al mendicante di portargli un po' d'acqua, il patriarca risponde: fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. No, non c'è modo di transire da una parte all'altra e il ricco non poteva comunicare con il mendicante. Nel Deuteronomio, al capitolo 18, versetti 10, 11 e 12, la scrittura è ancora più chiara. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco. né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia, né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti, perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno. Quindi, sulla base di questo ed altro contenuto nelle Sacre Scritture, io credo fermamente che i morti si dividono in due gruppi. I veri morti, scesi nello Sheol, la morte eterna, e i più che vivi, seduti alla destra del Padre in cielo, eternamente vivi, eternamente felici, eternamente completi. E no, il purgatorio non esiste. Dopodiché, per la seconda parte della domanda, abbiamo già visto che la ricompensa è uguale per tutti. I morti che ricevono come ricompensa delle loro opere la morte, e i vivi che ricevono come ricompensa della loro fede la vita eterna di Cristo. Nello Sheol sono tutti uguali, niente cerchi e gironi danteschi. La tenebra, la morte, la separazione dalla vita, l'assenza della vita, sono uguali per tutti. In paradiso anche sono tutti uguali. La scrittura non parla di ricompense plurale, ma di ricompensa singolare. Perché? Perché la ricompensa è uguale per tutti, ed è Dio. Sì, che tu abbia fatto il missionario in Africa o il Neturbino a Napoli, la suora nubile nel convento o la casalinga felice con 3 figli a casa, il pastore che era in chiesa 5 volte alla settimana o l'uomo d'affari che ci andava solo a Natale e per i funerali, se sono vivi, ricevono la stessa ricompensa, la presenza di Dio. I santi che traslocano, come mi piace definire i defunti in Cristo, non ricevono un numero diverso di stelle a seconda di ciò che hanno fatto sulla terra. No, ognuno di loro riceve l'universo intero. Alleluia. Quindi, per rispondere finalmente alla tua domanda, qual è il sistema premiante di Dio su questa terra? Qual è la ricompensa di un terreno? Il raccolto. Qual è la ricompensa di un albero? I frutti. In un altro video spiego che gli unici ad essere salvati nella parabola del seminatore in Marco 4 sono quelli il cui seme cade sul terreno buono. Per gli altri 3, purtroppo, il seme non cresce e muore. La ricompensa di Marco 4,20 è: la buona terra rappresenta il cuore di chi accetta veramente il messaggio di Dio e lo fa fruttare 30, 60 e perfino 100 volte, quanto è stato seminato nel suo cuore. La Bibbia della gioia. Qual è il premio per i credenti su questa terra? I frutti della fede. Un matrimonio felice, una mente in pace, un cuore pieno di gioia, una vita realizzata, la chiamata di Dio nel tuo cuore, una visione nata da Dio, un sogno che si avvera, dei bravi figli, una salute buona, il benessere, un futuro sicuro, un'atmosfera felice in casa e tutto ciò che Dio ha messo nel tuo cuore che in qualche modo si avvera nella tua vita e tutto il resto che una vita guidata dallo Spirito di Dio produce. Ma un momento, Mario, vuol dire che per avere tutto quello che hai elencato devo vivere una vita da santo? No! La grazia di Dio è infinita, che tu viva bene o che tu viva male. La scrittura dice che il Padre vostro celeste fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Matteo 5,45. Ciò che ho detto è che se ascolti la voce del Divino Pastore e la segui, i risultati saranno garantiti, quanto ho elencato. Gesù ti ama in un modo o nell'altro e la ricompensa eterna è la stessa per i santi buoni e per i santi meno buoni. Il premio su questa terra sono i frutti della tua semina. Anche se 2 Corinzi 9,6 parla specificamente di dare soldi, il principio può benissimo essere applicato a quanto stiamo trattando in termini di ubbidienza e osservanza. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Spero di esserti stato utile. Un abbraccio.